Oggi Rossini TV è a Palazzo dei Principi a Carpegna perché viene presentata la sesta tappa a Pecchio-Carpegna della gara ciclistica internazionale, la Tirreno-Adriatico, che si terrà proprio il 12 marzo. Dal 1 di agosto che è partita l'idea e durante tra l'altro un evento che c'è stato qua a Carpegna, anche quello molto importante che ci ha dato parecchia visibilità, è Eccellenze a Palazzo. In quell'occasione il mio assessore Luca Pasquini l'ex sindaco Angelo Francioni, che tra l'altro adesso è anche il presidente del comitato tappa, hanno lanciato l'idea al consigliere Giacomo Rossi. Lui se l'è presa a cuore, diciamo, ci ha seguito passo passo e grazie chiaramente all'appoggio della regione e poi al coinvolgimento degli altri comuni siamo riusciti ad avere questa tappa che si svolge tutta nel territorio pesarese, quindi direi che dà lustro a tutta la provincia. E quindi con il collega sindaco di Apecchio poi chiaramente ci siamo interfacciati per tutto il periodo e con gli altri comuni nei quali passa il percorso e siamo riusciti insomma tutti insieme ad avere questo importante risultato. E chiaramente questo è il primo step, questa presentazione, ce ne saranno tante altre nei vari territori e poi si arriverà al giorno fatidico del 12 marzo, sperando che sia una giornata, una bella giornata dal punto di vista meteorologico, perché ci aiuterebbe tanto. Una sfida che ho voluto raccogliere, è nata proprio qua quest'estate a Carpegna, ho perorato questa causa in regione e grazie a una sinergia tra regione, enti locali, comunità montane, comune, si è potuto arrivare a ciò, quindi una tappa importantissima per il nostro territorio che sarà una vetrina importante prima della stagione estiva per tutto il nostro territorio, perché è una tappa che attraversa tutta la provincia di Pesaro Urbino, quindi un appuntamento non solo sportivo ma pubblicitario importante. Il Tirreno Adriatico è sempre stata una corsa difficile perché viene all'inizio della stagione, tutti la correvano almeno ai nostri tempi in funzione della Milano-Sanremo. Adesso è importante anche vincere la Tirreno Adriatico, ci sono sempre un bel campo di partenti, perciò quando ci sono i corridori importanti vincere è altrettanto importante. Poi dopo credo che nella testa dei big, diciamo, c'è sempre la Sanremo.